Secondo ingresso laterale. No, perché mi vengo. No, sono sempre. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti, benvenuti a questa serata finale. Buonasera, buonasera, buonasera anche lassù, buonasera. Serata finale di questa specialissima 25esima edizione di Musicultura. Una mattina è arrivata una lettera speciale, diceva in bello stile, questo è un taglio personale, mi è bastato poco per essere più niente, neanche più mia moglie mi trova divertente. Sono un operaio sotto al tetto del comune e tutti i dirigenti stanno giù in riunione. Sono un operaio sotto al tetto del comune e tutti i dirigenti stanno giù in riunione. Allora, l'adrenalina l'ho scaricata tutta sul palco, perché stavo stanchissimo e avevo una tensione proprio da stanchezza. Per fortuna l'ho scaricata sul palco, è andata benissimo e ora aspettiamo con ansia e con amore i risultati finali. Paura, paura c'è, ma la paura che cos'è? È un odore, no? È qualcosa che passa. Io adesso già sono più serena e avevo il desiderio di cancellarla fino alla fine. Rispetto all'esibizione dell'altro ieri ho avuto più il controllo della mia emozione. È stato un viaggio bellissimo, sono arrivata più avanti di quello che pensavo, insomma vi ringrazio tutti davvero tanto, è stato bello. Quando sei vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi, restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente al mondo suo.
Pazzi e premio della critica. Fotografie per la memoria. Alto, diamo il microfono ad Alfonso che così ci racconta le emozioni di questo premio. Siamo felicissimi di aver ricevuto il premio della critica, una cosa emozionantissima. Ringraziamo Musicultura e tutti quelli che ci hanno voluto bene, insomma. Hanno permesso questa cosa. Grazie. Volevo complimentarmi col vincitore di quest'anno. Auguri. Non è una presa in giro. Grazie. Complimenti. Congratulazioni. Grazie. Cioè, ci sono dei momenti in cui, cioè, non so se vi è capitato mai di sognare e svegliarsi la mattina e ricordarsi magari di essere diventati economicamente importanti, oppure di aver ottenuto un grosso risultato, che un sogno che si realizza. Poi invece a volte la mattina, quando ci si sveglia, si rimane un po' con l'amaro in bocca, perché magari quella non era realtà, era solo un sogno. Ha vinto quest'anno, questa volta, 25esimo anniversario di Musicultura, Dante Francani! Ha vinto Dante Francani!
la sveglia, poi cerchi in un angolo della tua mente la voglia, ti guardi allo specchio e sai che non potrai trovarla, perché sollevare quei pesi ti sfianca le membra al passare dei mesi, perché quel rapporto salario-lavoro ti leva rispetto, ti toglie decoro, perché respirare lo zinco di un ferro ti ammazza i polmoni e ingrassa il ferro.